squadra, 5 beat. Si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi, contrattacchi, con la volontà di ferro. Sfide nella street, mille trick sul più bello. Stile, agilità in tutti i sensi. Notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone. Extreme football, pronti per l'azione. Siamo noi l'elite, siamo qui, te giochiamo a Extreme Football. Oggi al laboratorio di ceramica ho provato a modellare un pallone, ma quando l'ho preso dal forno era quadrato. Adesso dovrò rifarlo da capo. Dai, Samu, facci vedere il tuo numero. Quale? Quello speciale? D'accordo. E ora è il finale! Wow! Questa volta sei stato davvero forte. Ti è piaciuto, Greg? Un anello? Oppure una collana? Non è una cattiva idea. Di che state parlando? Beh, ti ricordi? Questo fine settimana è il compleanno di Zara e cerchiamo un'idea per il regalo. Beh, io un'idea ce l'avrei già. Le potrei fare un piatto di ceramica. Non mi convince. E tu, Samu, che cosa le regalerai? Beh, io non lo so ancora. E che aspetti a decidere? Ma dobbiamo per forza farle un regalo. No, figurati, è solo il suo compleanno. Io so cosa le piacerebbe, che tu la invitassi ad andare al cinema. Al cinema? Io... Beh, non lo so, ci penserò più tardi. Fra poco abbiamo una sfida, ragazzi, ricordate. Hai ragione, sì, andiamo. A me sembrava terrorizzato. Ehi, stai spiando per i Magix, vero? No, sta tranquilla, faccio solo un piccolo reportage per il blog. Samu, ti dispiace se continuo a filmare? No. Va bene così. Fantastico, potresti farlo anche quando giocherai contro i Magix. Sì, e non hai ancora visto niente. Li sconfiggeremo. D'accordo, ma loro sono bravissimi. Non abbiamo ancora vinto. Ma che dici? Non sanno giocare in squadra. Siamo più bravi noi. Filma ancora, Zara. E adesso il favoloso numero del miglior giocatore di tutto il torneo. Attenzione al colpo del secolo. Questo... Scusami, Samu, ma il campione qui sono io. Scordatelo, qua c'è posto per un solo campione. Beh, se è così, dovrete decidere qual è dei due. Hai ragione, Zara, e io ho giusto pensato alla sfida perfetta per noi. Ehi, ciao a tutti. Oh, finalmente, non c'è fretta, è soltanto un'ora che siamo fermi ad aspettarvi. Lascia perdere, Amy, avevano bisogno di un po' di tempo per decidere se rinunciare. Ti piacerebbe. Ora basta, conservate le energie per la partita. Allora, quando le chiedi di andare al cinema? Bene, allora tocca ai Magix scegliere la sfida. Avete già qualche idea? Visto che qui c'è chi pensa di essere il migliore, faremo un vero duello come nei film western. Wow, ha parlato Walter, il grande cowboy. Che cosa vuoi dire, Walter? 5 partite in 10 minuti. Giocatore della Magix contro uno della team. Chi tra le due squadre si aggiudica più duelli, vince la partita. Io giocherò contro Luna. Io scelgo Joelle. Io invece Greg. Io mi scontrerò con Ines. E io affronterò Sam. Fantastico! Un duello tra capitani! Vado a spargere la voce su internet! Finalmente vedremo chi è il vero campione di Extreme Football, vero Sam? Sono pronto a darti una lezione. Calma, allora vada per i duelli, ma abbiamo bisogno di regole. Le partite durano 10 minuti, quindi nessun intervallo. Serve un portiere neutro per la regolarità del gioco. Chi si offre? Eccomi, lo farò io. Ok, allora ci vediamo domani. Dei duelli, accidenti. Se non giochiamo in squadra non abbiamo alcuna possibilità, soprattutto contro i Magix. Ci deve essere un modo per batterli. Non possiamo perdere, altrimenti diventeremo per sempre lo zimbello di tutti. E poi Zara filmerà la partita. A proposito di Zara, non avevi qualcosa da chiederle? Lasciamo perdere, non usciremo mai insieme. Ah, sicuro, se tu non la inviti non succederà mai. Allora, ragazzi, non dovete farvi spaventare. Sembra facile. Lo è, invece. Sfruttate le vostre capacità. Il problema è che il calcio è un gioco di squadra, o sbaglio? Ma voi sarete una squadra anche durante il duello? Sì, certo, ma non lo siamo più se non giochiamo tutti insieme in campo. Ascoltatemi. Nella mia squadra indossavamo tutti un braccialetto brasiliano. Ci ricordava che qualsiasi cosa fosse successa, noi saremmo rimasti una squadra. Ehi, ma è una bella idea! Questi sono elastici per i capelli. Il nostro braccialetto brasiliano.
Samu? Beh, non ditemi Luna, che così riuscirò a battere Greg, Walter. Non sarà un elastico ad aiutarmi a fare gol. Voi dovete imparare a conoscere i vostri avversari, trovare i punti di forza e soprattutto i punti deboli. Sì, ma prima dobbiamo trovare loro. Guardiamo i video della sorveglianza, ci saranno tutte le partite, no? Ottima idea, Luna. Dai, Sesamo, andiamo da Renatore. Non capisco a cosa possa servire. Aspetta, vedrai, questa è una super idea. Per me Walter non ha punti deboli. Certo che li ha, ce l'hanno tutti. Abbassati. Che stai facendo? Svelto, cammina. Mamma, ma che fai? Un sorriso per la telecamera? Sei tu? Non ti avevo visto. Oh, aspetta, ti aiuto io. Oh, tieni. Ma sei gentile, grazie. Ragazzi, domani vi andrebbe di festeggiare il mio compleanno dopo la partita? Beh, certo, volentieri. Ehi, non l'avevo dimenticato. E tu, Samu? Beh, per l'appunto, io volevo chiederti se... Zara, ti cercavo. Per il tuo blog, se vuoi, puoi farmi una bella intervista. Mi siedo davanti alla telecamera e mi fai qualche domanda sulla partita, la preparazione e tutto il resto. Il ritratto di una star di Extreme Football. Cosa? Sì, buona idea. Beh, ovviamente è una buona idea. È a me che è venuta in mente. Beh, ti saluto. Ora devo andare. Greg, vieni con me. Ma prima non volevi parlarmi? Sì, ma si tratta di una sorpresa. Bla, bla, bla. Che c'è, Samu? Che ti succede? Sei così strano. È colpa di Walter. Sì, mi irrita. E ora non mi andava proprio di parlare con Zara. No, ma certo, tu dovevi invitarla al cinema. Perché non l'hai fatto? Su, non essere ridicolo. Hai visto come lo guarda? Oh, un vero campione. Sei così affascinante. Vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Proprio così. Hai visto, Ines? Fino perde facilmente la concentrazione. È semplice prendergli la palla. Più facile a dirsi che a farsi. Punterò tutto sulla velocità per batterlo. Io invece solo sul mio tiro. Stiamo perdendo tempo. Quando passeremo alla pratica? Tag, devi allenarmi. Eh no, sono io che ho bisogno di lui. Beh, anch'io. Hai un tiro micidiale, non hai bisogno di Tag. State calmi, non è così che batterete i Magics. Andiamo, venite fuori, ci alleniamo. Allora? Hai deciso quale film vedere con Zara? Non dirmi che non l'hai ancora invitata. No, ma in realtà non ho avuto tempo. Io devo prepararmi. Sì, hai ragione. Aspetta il prossimo compleanno, così ne avrai di tempo per prepararti. Ah, che simpatica. Bene, a questo punto penso che avrà bisogno di una mano. Questo è sicuro. Senza di noi non ce la farà mai e poi mai. Ci serve qualche informazione, ma tu sarai discreta? Oh, tu mi conosci. Discreta è il mio secondo nome, lo sai. Ognuno di voi ha dei punti di forza. Ines la velocità, Greg la potenza, Joelle l'agilità, Luna e Samu l'attacco. Ma tutti conoscono la vostra forza e con questo intendo anche i vostri avversari. Allora è un disastro se non possiamo usare le nostre armi. La vostra arma migliore sarà la sorpresa. Userete le qualità dei vostri compagni di squadra. Adesso ognuno insegnerà all'altro ciò che sa fare meglio. Samu, comincia tu. Oh, ci sono. Tipo questo? Samu, insegnerai troppo forte. Oh! È ancora con lui. Oh oh. Stai filmando il mio sorriso, eh? Non essere sciocco. Non sono male, vero? Samu, l'importante è cercare di fare del tuo meglio. Non è facile per te parlare così. Walter è molto più forte di Fino. Non sarai tu a renderti ridicola domani in campo. Dovevi pensarci prima. Se non ti fossi vantato con Zara, ora non saremmo qui. Non preoccuparti, se resteremo tutti uniti riusciremo a batterli, tranquillo. Coraggio, Joelle, ce la puoi fare. Ancora, vai, tieni duro. Ciao, Joelle. Oh, sorpresa. Come veloce. Tu aspetta e vedrai. Opla. Tieni, questo è il vostro pallone. Ci vediamo domani sul campo. Sono distrutto. Forza, Samu! Vai col nuovo numero! Ah, davvero? Hai un nuovo numero? Vediamo che cosa sai fare. Ok, passami la palla. Zara!
bravo. Ok. Adesso mi stupirò. Ehi, Zara, sei pronta a riprendere il gran finale? Samu, stai bene? Sì, tutto bene. È meglio lasciar perdere questo numero. Ma no, è ripartito alla grande. Samu, stai bene? Ciao, Zara. A che ora comincia la tua festa domani? Subito dopo la partita. Sai, vorremmo andare al cinema stasera, ma non sappiamo quale film vedere. Tu hai un'idea? A me piace tutto. Tranne i film dell'orrore. Fantastico! E invece i popcorn, ti piace mangiarli mentre guardi il film oppure no? Popcorn salato o dolce? Beh, forse non le piace il popcorn. Certo che mi piace il popcorn, ma perché me lo state chiedendo? Oh, solo tanto curiosità. Per sapere. A domani! Ciao. Ma... Allora, Samu, niente film dell'orrore e adora i popcorn. Adesso puoi invitarla. E se mi dice di no, che a faccio? A quel punto il mondo finirà, perché dovrebbe rifiutare. È questo il momento giusto? Ehi, Zara! Eh? Io, beh... Samu, volevi parlarmi di qualcosa? Io, sì, volevo... Io volevo chiederti se... Se tu... avresti un biglietto in più dell'autobus? Io li ho finiti. Ma sì, certo. Ah, fantastico, grazie. Beh, allora ci vediamo domani? No, domani non posso venire. Mia madre vuole che le dia una mano a organizzare la mia festa. Quindi non potrò filmare la vostra partita. Ah, stupendo. Eh? Cioè, no, volevo dire peccato, ma non fa niente. Beh, ora devo andare. A più tardi. Oh. Samu, il tuo elastico! Samu! Samu, è da più di un'ora che sei incollato a quello schermo. Non puoi fare qualcos'altro? Rimettere in ordine, per esempio. Ma mamma, sto facendo una cosa importante. Devo scegliere un film. Oh, davvero? Ci metti un'ora per scegliere un film? È proprio ridicolo. Ok, va bene, mi arrendo. Tanto è tutto inutile. Accidente, che caratteraccio. Neanche questo mi riesce. Sei nervoso? Spero che tu non lo sia per la partita. Vuoi giocare al fratello maggiore? Lascia perdere. Ho capito che hai paura del duello contro Walter. Se non vuoi ascoltare i consigli di tuo fratello, beh, ascolta quelli del tuo allenatore. Contro Walter non ho alcuna speranza. Non valgo niente, è così. Anche mamma pensa che io sia ridicolo. Dai, smettila. Non puoi rinunciare senza aver provato a giocare prima tutte le tue carte. Se perdessi il duello contro Walter, poi tutti riderebbero di me. Tutti? Sei sicuro che tu non ti riferisca solo a Zara? Ma figurati. Zara non c'entra proprio niente e poi domani non verrà nemmeno. Beh, allora non vedo dove sia il problema. Il problema è che domani mi renderò ridicolo davanti ai Magics. Non la penso come te. Walter è un fortissimo giocatore, ma lo sai anche tu. E possiedi anche qualcosa in più che può fare davvero la differenza. Hai una squadra che ha fiducia in te. Ops, mancato. Fai l'allenatore, è meglio. Bene, non dimenticatelo, voi siete una squadra, d'accordo? Ha ragione. Faremo numeri fantastici. Stupiremo tutti. Ma Samu, il tuo braccialetto, dove è finito? Non lo so, l'avrò perso. Speriamo che questo non ci porti sfortuna. Sono sicuro che non verranno alla partita, vedrai che rinunceranno. Ma certo, è così. Guarda! Allora, pronti a combattere? E adesso ci divertiamo un po'. Tutti pronti? Bene. Ecco le regole che dovrete seguire per la sfida di oggi. In campo c'è una sola porta. La difesa è affidata a Shiva e si trova di fronte all'edificio principale della piazza. Il duello tra i due giocatori avrà inizio dal centro del campo. Il giocatore che segna dovrà poi passare la palla all'avversario per la rimessa in gioco. Che cosa è successo? Hai visto Zara? È seduta là. Aveva detto che non sarebbe venuta. Allora, chi comincia? Samu, te la senti? Forza, devo ancora riscaldarmi. Può cominciare qualcun altro? Ok, inizierò io. Spero che tu sia pronta a mangiare un po' di polvere. Forse nei tuoi sogni, cara. Dai, spostati, microbo! Non ci penso proprio! Io ti consiglio di mollare!
Ti piace scherzare, eh? Ehi, Luna! Fa così, Luna! È meglio se lasci stare! Sì, la metti così! Eccomi! Che succede? Questo è fallo! La mia gamba! Fallo! Rigore! No. Non ho fatto niente, è tutta scena! Mi fa male! Vuoi abbandonare la gara? No! Ho una partita da vincere io! Pallone sul dischetto! Scaduto! 1-0 per i Magics! Mi dispiace, ragazzi. Ma no, hai giocato benissimo. È caduto e ha simulato il fallo come sempre. Coraggio, ci sono ancora 4 duelli. Ora tocca a me. Stai tranquillo, vado io. Fine scontro fino! Permesso? Scusa? Oh, mi dispiace! Guarda qui! Non male, eh? Quanto mi irrita! Allora, Ines, dimmi che ne pensi, eh? Penso che parli un po' troppo. Allora, non vieni, che aspetti? Adesso vedrai. No, no, da qui non si passa. Bene a provarci lo stesso, ma segnerò io! Questo lo vedremo! Gol! Fine del duello con la vittoria di Ines! Siamo 1-1! E ora Greg contro Amy! Mancano 30 secondi, c'è l'ultima occasione gol! È arrivato il mio turno! Preso! 2-1 per la team! Ok, siamo partiti bene. Joelle cerca di mantenere il vantaggio. Beh, sì, certo, d'accordo. Ora Joelle contro Pablo, ai vostri posti! Vai, distruggilo! Lasciati da lui! Come ci riesci? Ehi, aspettami! Sì. 1-0 per Pablo. Sì, e vai. Vittoria di Pablo. Il risultato è di 2-2. Beh, ora, Samu, contiamo tutti su di te. Sì, certo, ragazzi. Ehi, Samu, sei pronto? Tocca a te, vero? Allora, che film andate a vedere domani? Andremo al cinema. Era questa la sorpresa? Sì, certo, cioè... Ultimo duello, Walter contro Samu. Oh, no, io non ce la farò mai. Aspetta, tieni, l'ho trovato ieri. L'hai perso mentre te ne andavi. Ecco qua. Ma è fantastico, e grazie. E sai, per il cinema andiamo quando vuoi. Buona fortuna, campione. In bocca al lupo, la team. Grazie. Ok, adesso sono pronto. Coraggio. Conta pure su di noi. Stupiscili. Ma quanto manca? Sta un solo duello. Avvicinando. Bene, cominciamo. E che vinca il migliore. Pronti? Ha ha ha!
tranquillo, ho la situazione in pugno. Indovina dove è la palla? Hopla! Permesso! L'avevo detto che ero pronto! Avresti dovuto ascoltarmi e intervenire prima in scivolata. Sì, hai ragione. Allettante! No! Attenzione al mio colpo potentissimo! Non devi fare! Forza, Samu! Possiamo ancora vincere! Lascia stare, Moscerino! Non sei all'altezza! Ancora 30 secondi di gioco! Hai speranza! Sono più veloce di te! Primo che arriva di sopra vince. Ma come ci sei riuscito? Aspetta, non hai ancora visto niente. Non riuscirai mai a passare. Ma è incredibile. Sì. 3-2, fine della partita. La sfida è stata vinta dalla team. Sei stato eccezionale, anche più bravo che nell'allenamento di... Hai visto? Ti avevo detto che saresti riuscito a batterlo. Avevi ragione, e per il cinema Zara ha detto di sì. Già, e tu che pensavi non fosse possibile? Qui. Bravissimo, Samu, sei stato fantastico. Sì, niente male, lo ammetto. Forza, ragazzi, una foto dei vincitori per il blog. Evviva la team! Nuovo stile per la team. 5 squadre, 5 beat. Sfida nella street, 1000 kick, lo stile per la team, notte e giorno a... La palla si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi contro attacchi con la volontà di ferro, sfide nella street, 1000 trick sul più bello. Fiore all'occhiello, specialisti della strada, si superano prove, questa è la nostra casa. Capisci, non importa se si vince o se si perde, importante quanto ogni amico nella squadra serve. Stile, agilità in tutti i sensi, notte e giorno tra palazzi densi, breakdance e parkour in un pallone, voglia di giocare, pronti per l'azione. Stile per la team, 5 squadre, 5 beat, dai così. Siamo noi lì, siamo qui, double kick, back flip, notte e giorno con la team, extreme. Stile nella street, nuovo stile per la team, 5 squadre, 5 beat, dai così.